Vi racconto questi due episodi molto diversi, ma poi capirete il perché. Il primo, una volta stavo litigando con una persona, stavo vincendo la litigata, questa persona non sapeva più come attaccarmi e a un certo punto mi dice: sì, perché non è che tu ti alzi in piedi e fai le scale e mi aiuti? Cioè, è veramente imbarazzante, cioè, per chiudermi la litigata doveva attaccarmi su una mia mancanza, non si fa, è veramente maleducato. Secondo episodio, una volta ero in un camerino, ho provato di tutto, ho fatto impazzire la commessa letteralmente, ma l'ho proprio capito che per essere gentile, perché forse pensava, poverina e disabile, non disturbiamo ancora altro nella vita, non mi ha detto niente, se fossi stata normodotata di sicuro mi avrebbe mandato a quel paese. Ora vi spiego queste due cose perché oggi parliamo di come litigare con un disabile, perché serve nella vita saperlo fare. Sono Giulia La Marca, sono donna, psicologa, formatrice, blogger e sì, ho una disabilità. Illimitatamente è la mia rubrica che parla di disabilità oltre gli stereotipi. Allora, prima di tutto, i disabili non sono poverini, non dovete commiserarli, non facciamo pena a nessuno, anzi, vi dico di più, siamo anche stronzi ogni tanto. Quindi sì, i disabili possono anche essere stronzi e a volte si meritano di essere chiamati così. Perché parliamoci chiaro, siamo come tutti gli altri, abbiamo le giornate no e non sono sempre legate alle nostre disabilità. Ogni tanto ci alziamo con il piede sbagliato anche noi e diventiamo veramente cattivi e perfidi. Quindi non so come dire, comportatevi normalmente, se un disabile vi fa girare le palle, diteglielo. Allora, anche questa frase io direi basta. Certo che tutti sono un po' incazzati per varie cose della vita, ma supponiamo che uno incazza tutta la vita, cosa facciamo? Gli permettiamo di trattarci male per tutto il resto della vita? Io direi anche no, c'è un limite a tutto. È come noi capiamo voi, voi capite noi, ma fino a un certo punto è in maniera equa. Non dobbiamo tollerare sempre tutto. Se uno va oltre un certo limite, va oltre. Che sia disabile o no, non è perdonabile. Se dici un disabile stronzo e lui ti prova ad accusare per discriminazione, è davvero stronzo, nel senso che stai parlando a una persona dicendogli che si è comportato da stronzo. Quindi se l'ha fatto, l'ha fatto. Un altro conto è se tu stai litigando invece con una persona con disabilità e l'attacchi per la sua disabilità. Quello è un altro discorso e lì lo stronzo sei tu. Non puoi attaccare una persona per la sua mancanza reale, soprattutto non sei coerente con il discorso che stai facendo. Come vincere le tue litigate deve rimanere inerente alla litigata. Se fuoriesci dall'argomento e insulti una persona per ferirla, beh, sei un debole, secondo me, ecco. Questi attacchi solitamente li vediamo sui social, perché non siamo vis-à-vis, perché tu certe cose non me le diresti mai faccia a faccia. Solo che, secondo me, il mondo social dà il peggio di noi esseri umani e quindi attacchiamo per cose che in realtà non sono inerenti alla discussione. È come quando a un certo punto si vuole attaccare una persona, e magari anche donna, e l'unica cosa che sapete fare o le persone sanno fare è attaccare per come è vestita, per come si veste, per come si atteggia, e non toccano l'argomento che invece lei ha trattato. Beh, secondo me queste persone non meritano neanche risposta. Io sono una di quelle che pensa che il dialogo sia molto importante, ma se sei capace a rimanere dentro il contesto del dialogo, se tu vai fuori, sei il primo che non merita risposta. So di essere stata un po' provocatoria, però la verità è che questo è un altro cliché, uno stereotipo che vogliamo davvero abbattere. Vedete, se davvero vogliamo parità, anche la litigata diventa paritaria. Insultare, dire a una persona che è stronza, fa parte di: ok, voglio relazionarmi con te. Se voi l'evitate, in realtà lo state discriminando.